detto Antonio Medici, che da qualche numero collabora con il Presidili. Abbiamo ospitato sugli ultimi numeri due interventi d'eccellenza curati dall'architetto, un restauro, il restauro del Teatro Mondo, e un intervento di edilizia direzionale a Suzzana. Oggi siamo venuti qui perché desideriamo conoscere meglio l'architetto e avere qualche sua opinione sull'architettura contemporanea e trattare alcuni temi di estrema attualità, quali rapporti nella filiera delle costruzioni, del mondo dell'architettura e del professionista architetto del dettaglio, e soprattutto avere la sua opinione sul recupero dei centri storici, dei piccoli centri storici e il recupero delle periferie. Architetto, a lei la parola, ci dica chi è e cosa. Io sono l'architetto Antonio Medici, ho aperto lo studio quest'anno proprio qui in cui ci troviamo, nel 1979, e il luogo da sempre è un'attività di carattere progettuale, in particolare su alcuni temi che a me sono molto cari. Innanzitutto il restauro, qui mi rifaccio anche al progetto di Mondo 3 che è stato presentato nella rivista. Nelle costruzioni, diciamo, direzionale, molte ville unifamiliari, questi sono dei temi che mi capitano spesso di affrontare, e per un certo periodo mi sono occupato di allestimenti di arte decorativa in diversi contesti monumentali nelle diverse città storiche in Italia e non solo. Queste, diciamo, sono le attività prevalenti. Noi, come tutti i professionisti, ci occupiamo anche di altre cose, ovviamente, però questi sono i temi dove credo di aver dato, credo, il meglio delle mie possibilità professionali. Bene. Veniamo allora alla presentazione, proprio alla descrizione dell'intervento di miglioramento sismico e di adeguamento acustico dell'involucro, soprattutto del teatro Mondo 3 a Moglia, cercando di capire qual è stato il suo approccio al lavoro di questo tipo. Un'esperienza molto entusiasmante, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista proprio dei rapporti molto stretti che ho tenuto con le maestranze. C'è da dire che il Teatro Mondo 3 è una costruzione datata degli anni fino agli anni 90, quindi non è, diciamo, un edificio di carattere storico, ma che ha un suo pregio perché rimanda all'architettura di Aldo Rossi. Come sapete, è una figura centrale nel dibattito. Questo edificio nel 2012, esattamente nel maggio del 2012, ha subito per effetto del terremoto, come sappiamo, grandissimi danni tipo, in particolare di carattere strutturale. Ci sono stati dei cedimenti, ci sono state delle problematiche che hanno reso di fatto inagibile la struttura. Ma non solo, il teatro già da tempo aveva delle criticità, in particolare per quanto riguarda l'acustica, per quanto riguarda gli allestimenti scenotecnici, per quanto riguarda l'impiantistica, che ovviamente non era più adeguata ai tempi. Aveva assunto un po', diciamo molto chiaramente, un aspetto quasi da balera, e quindi diciamo, con l'obiettivo chiesto dall'amministrazione comunale di renderlo agibile, quindi di fare una serie di interventi mirati, soprattutto di carattere strutturale, si è preso l'occasione anche per fare una riqualificazione complessiva dell'edificio. Quindi abbiamo fatto tutto un intervento molto impegnativo per quanto riguarda l'impiantistica, per quanto riguarda l'acustica, perché c'erano delle criticità molto forti che i fruttori più volte avevano evidenziato. Ma non solo, abbiamo fatto un restyling soprattutto interno, dove una nuova configurazione utilizzando materiali, linee di grande pregio, di fatto ha dato un aspetto quasi come una cassa armonica, uno strumento musicale a questo edificio. E qui, vabbè, si potrebbero richiamare anche esperienze di architetti molto più illustri di me, come Renzo Piano, ad esempio, nella città della musica a Roma. E quindi diciamo che partendo da un tema piuttosto, come dire, preciso, che era quello di mettere in condizione la struttura di essere riutilizzata, abbiamo approfittato anche per dargli un credo certo. L'esperienza che voglio segnalare, che diciamo in qualche modo fa parte anche della mia filosofia progettuale e che avevo anche in parte anticipato all'inizio, è proprio
rispetto alle tempistiche, perché qui abbiamo utilizzato dei finanziamenti europei. Si trattava di fatto di ristrutturare globalmente questo edificio in 4 mesi, con tutto quello che comporta la parte, diciamo, anche di carattere esecutiva, realizzativa di quest'opera. E quindi si è deciso di fare praticamente dei tour di lavoro continuati. Si iniziava alle 8 del mattino e si interrompeva alle 9. E quindi è stato affascinante questa esperienza, perché ci trovavamo con le diverse maestranze. E la qualità esecutiva delle maestranze? È stata ottima. Devo dire che le imprese, ma non solo, tutti quelli che hanno collaborato ci hanno messo, oltre a una grande professionalità, conosciuta anche dalla stessa amministrazione comunale, una certa passione. E questo ha sicuramente facilitato il mio compito. E la scelta dei materiali e delle tecnologie, su che base abbiamo? Allora, noi, il mio modo di procedere è sempre quello di creare una squadra. Diciamo, il primo approccio che io individuo quando mi si presenta un progetto è quello di creare una squadra. Squadra vuol dire che c'è il progettista, che in questo caso sono io, e anche il direttore del lavoro, ma ci sono degli artisti, ci sono in questo caso gli scenografi, ci sono i progettisti dell'acustica, c'è un gruppo di lavoro in realtà. Quindi da questo gruppo di lavoro ognuno espone le proprie, diciamo, conoscenze, le proprie specificità, e io dovrei essere quello che fa un po' la sintesi di queste realtà. Si ritiene completamente soddisfatto, anche nel concerto. Allora, diciamo che la squadra è stata efficiente, non posso dare un giudizio ovviamente, però la squadra è stata sicuramente efficiente, perché i tempi sono stati rispettati perfettamente. Non abbiamo sforato un euro per i costi preventivati, quindi un po' sentendo quello che si legge sui giornali, mi sembra già un discreto risultato. E poi tra questo ci sono stati anche dei riconoscimenti che vanno al di là della realtà di Moglia, ma anche a livello diverso, anche a livello provinciale. Quindi devo dire che complessivamente per me è stata un'esperienza sicuramente entusiasmante. Quindi è riuscito a restituire un edificio di pregio alla cittadinanza e fare in modo che potessero fruirne? Sicuramente sì, perché questo edificio, al di là dell'episodio molto grave del terremoto, di fatto era sottoutilizzato. Sicuramente introduce elementi di tecnologie, di ricerca di materiali innovativi, quello che
Però ancora prima credo che l'architettura debba sposarsi quanto più possibile con il luogo. E qui voglio fare una piccola, diciamo così, critica, pur non essendo un luminare, però mi sento che voglio fare una piccola critica un po' ad alcune realizzazioni che si vedono, che vengono costruite ultimamente un po' ovunque, no? Questa architettura cosiddetta normalizzata, questa architettura degli archistar, che in parte va conosciuto proprio come esperienza diretta, che ha analizzato sicuramente grandi opere un po' sparse per il mondo, ma che però pur essendo degli oggetti di grande qualità estetica, credo siano un po' contestuali. E qui cito un esempio per tutti, le nuove realizzazioni che stanno facendo a Milano, grandi architetti, pur belle, pur bellissime, secondo me non hanno il fascino della Torre dell'Asta, costruita negli anni 60 dallo studio di Pierre. Perché mentre la Torre dell'Asta, ovviamente vista in quell'epoca, con tutta la problematicità degli anni 60, quindi della ricostruzione di una dopoguerra, però è sicuramente un edificio che trova dei forti legami, ad esempio con il Castello Sforzesco, è un simbolo dal mio punto di vista, se riguarda la cultura neolibera. Mentre invece questi oggetti architettonici, questi elementi molto scenografici di grande effetto, ce li ritroviamo ovunque, da Dubai a Singapore, a Bruxelles piuttosto che a Londra. Quindi credo che il compito dell'architetto sia quello di proporre sicuramente degli edifici innovativi al passo delle nuove tecnologie, ma che però tengono conto anche del luogo in cui vengono costruiti. Architetto, allora veniamo adesso invece a qualche considerazione sul ruolo dell'architetto oggi all'interno della filiera delle costruzioni. Un mondo, quello dell'industria delle costruzioni, che sta subendo dei cambiamenti notevolissimi, perché siamo passati da una fase di espansione enorme dal 2007 a una fase recessiva dal 2007 a oggi, che solo negli ultimi 6 mesi ha visto la perdita di 15.000 imprese che sono fallite e circa 800.000 posti di lavoro persi negli ultimi anni. Come si va a riconfigurare in un clima di crisi e di necessità però di grandi cambiamenti tecnologici e di innovazione delle nuove costruzioni la figura dell'architetto? Questa è una bellissima domanda, è difficile dare una bellissima risposta perché è sotto gli occhi di tutti che viviamo una situazione di crisi veramente pesante, ormai si trascina, come diceva lei, da anni, quindi mentre inizialmente gli architetti riuscivano in parte diciamo, a sopperire queste difficoltà, oggi i problemi hanno raggiunto dei livelli veramente difficili da risolvere. Indubbiamente noi architetti dobbiamo ripensare un po' la nostra figura professionale nell'ambito delle costruzioni, perché tutte le statistiche ci dicono che nei prossimi anni non si costruiranno moltissimi edifici. Poi c'è da dire anche una cosa, quando vengono organizzate le grandi opere, normalmente un po' la tendenza che si vede non solo in Italia ma anche in Europa è quella di affidare gli incarichi a quelli che noi chiamiamo esterni, perché costituiscono per i comuni e per l'amministrazione una sorta di garanzia. E questo ovviamente penalizza in genere gli architetti, ma soprattutto i giovani architetti, che vedono pochissime possibilità di esprimere le loro capacità professionali. Secondo me, due strade che sicuramente si possono percorrere è quella di operare sulle periferie. E qui vorrei richiamare un po' un'esperienza che sta conducendo l'architetto Renzo Piano con dei giovani architetti finanziati da noi stessi, come sapete, il senatore a vita, proprio individuando dei temi per la riqualificazione delle periferie. Perché lì c'è effettivamente davanti a noi una prateria, un'infinità di possibilità. E purtroppo in Italia dagli anni 60 in cui sono stati fatti degli scempi urbanistici, una edificazione che è quasi a macchia d'olio e come dei tentacoli hanno ormai, circondato la città. È un tema molto difficile, Renzo Piano parla veramente, no? Perché è impensabile demolire tutto quanto, sarebbe una cosa fuori dal mondo, demolire tutto quanto e poi ricostruire. Oggi il tema non è più quello di costruire a tutti i costi, è il tema di ricucire, trovare delle soluzioni per andare a riqualificare questi centri, queste periferie alienanti, con dei micro.
oppure piantare un'infinità di piante, naturalmente secondo una logica positiva e anche supportata da esperti dal punto di vista, e lì forse si può effettivamente lavorare. E qui vorrei dire una cosa, che è un'idea che mi è sorta dopo un viaggio che ho fatto recentemente in America Latina. In particolare sono stato a Montevideo, sapete, in Uruguay e a Buenos Aires. Allora, il problema delle periferie dell'America Latina è noto, le famose favelas, no? A fianco dei grattacieli, dei centri urbani, parlo di Buenos Aires, troviamo delle baracche dove la vita non ha valore, dove la gente non ha dignità. Nel caso, per esempio, di Montevideo, al contrario, queste favelas ci sono, purtroppo, però anziché essere addossate agli agglomerati urbani, quindi agli edifici, diciamo, centro, si trovano in contesti limitrofi alla città, dove c'è una grande presenza di vegetazione. È chiaro che il problema rimane, restano le favelas, le criticità rimangono, problemi drammatici di difficilissima soluzione, però solo il fatto che si trovano in terra, no, è uno spunto per capire come il verde può in qualche modo mitigare questa problematica. Infatti, facendo un paragone tra le due situazioni, Buenos Aires e Montevideo, l'aspetto che assumono le favelas a Montevideo è sicuramente meno importante. Quindi il tema delle periferie è sicuramente un tema su cui occorre lavorare seriamente. Certo. Potremmo definirlo anche di cucire e rinaturalizzare. Questo sicuramente ha lasciato un grande segno nella mia personalità, perché sono figure carismatiche, che agli occhi di uno studente si lascia inevitabilmente un po' influenzare da questi maestri, da questi personaggi, ti caratterizzano proprio, ti danno degli input che sicuramente non sono difficili da cancellare. Poi ovviamente l'architettura dell'evoluzione, quindi nel tempo alcune teorie architettoniche di questi maestri si sono un po', diciamo, sono entrate nuove teorie, nuove esperienze architettoniche, nuove tendenze dal minimalismo al postmodernismo, al decostruttivismo, però sicuramente Aldo Rossi in particolare e Carlo Scarpa sono stati per me molto formativi. Poi ho avuto la fortuna, subito dopo la laurea, attraverso piccolissime esperienze professionali, di collaborare con loro. Quindi dopo, diciamo, l'aspetto didattico c'è stato anche un periodo, diciamo, l'aspetto teorico è quello che forse manca da alcuni giovani, i giovani con le nuove, diciamo, informazioni che derivano da internet, eccetera, sono più portati a prendere dei pezzi, no, e incollarli insieme. Noi un po' più anziani, diciamo, siamo legati a delle teorie di carattere architettonico, ma anche umanistico, per cui il progetto nasce da un pensiero fondativo. Sicuramente queste figure mi hanno dato tantissimo da questo punto di vista. Sono tante esperienze che poi in qualche modo te le ritrovi durante tutto l'arco della tua attività professionale. E veniamo all'ultima domanda. L'eccesso di burocrazia e l'eccesso di tassazione in qualche modo danneggiano la propria attività, la rendono meno espressiva, meno capace di essere creativa? Rispondo sicuramente sì. Il problema della burocrazia, questo non riguarda credo solo il mondo dell'architettura, lo tocchiamo con mano tutti, è un tema
grande limitazione, una grande limitazione perché l'architetto in particolare dovrebbe occupare parte del suo tempo nella, nella definizione, nello studio del progetto architettonico, nella parte teorica, nell'approccio del committente, nella scelta delle tecnologie, dei materiali, nel rapporto con l'impresa. In realtà posso dire che il 60% del tempo viene occupato per svolgere o risolvere, a volte sì, a volte no, delle problematiche burocratiche che in altri paesi per quanto ne so non ci sono. Indubbiamente oggi presentiamo un progetto anche di un piccolo edificio, comporta documentazioni, comportano permessi, comportano tempistiche molto lunghe e quindi l'attività dell'architetto è molto limitativa. Chiaramente nei grandi studi di architettura dove ci sono varie figure, c'è l'architetto che progetta e poi c'è l'architetto che o collaboratore che si occupa dello sviluppo burocratico dei progetti. Nei piccoli studi professionali l'architetto si deve occupare di tutto e quindi posso dire con molta tranquillità che gran parte del tempo purtroppo non è sfruttato per quello che è l'essenza del nostro mestiere, creare dei bei edifici nel primo tempo. Per quanto riguarda la tassazione. La tassazione. E quindi l'incapacità di stare sul mercato dei piccoli studi professionali. La tassazione è tutto evidente quando si vanno a guardare i bollettini dell'Inarcassa degli architetti, quali sono diciamo i redditi. Abbiamo visto l'ultima statistica, il reddito lordo anno medio 17.000 euro. Tengo più conto del fatto che ad esempio Reggio Emilia, provincia dove fa capo Guastalla, mi dicevano che per dire le pratiche edilizie, qua è diciamo il numero spaventoso, nell'ultimo anno sono diminuite del 93%. Quindi, complessivamente a livello nazionale il 60%, diceva Claudio Verbis l'altra sera nel convegno che siamo a livello del 1966. La situazione è veramente, veramente difficile, perché poi effettivamente l'architetto ha delle grandi difficoltà economiche, dobbiamo dire con molta sincerità, ma anche i grandi studi, contrariamente a quello che immagina, no? Hanno comunque delle problematiche di tipo economico, perché ovviamente gli studi hanno dei gruppi di collaboratori, un aspetto organizzativo molto pesante, per cui il problema si riflette anche nei grandi studi, non solo in quelli piccoli. Quindi siamo tutti qui a aspettare che qualcuno si dia una mossa. Purtroppo i nostri ordini professionali, la nostra categoria, parlando anche con alcuni colleghi che si occupano appunto dei rapporti con l'Inarcassa, quindi con le nostre organizzazioni, ci dicono che effettivamente è un tema che non riesce a risolvere, perché c'è una crisi economica talmente vasta che non diciamo i politici, quelli che dovrebbero occuparsi di quantomeno semplificare le cose, non lo fanno, non hanno i mezzi o non lo vogliono fare, questa purtroppo è una realtà oggettiva. E quindi tutti noi siamo qui con una grande passione per l'architettura e cerchiamo di tenere in piedi gli studi sperando che la chiesa di mantenere.